Quindi l'operatore, colui che ha fatto le riprese, stava andando giù nella parte vicino ai prati. Questa è la zona di Palazzo Sterbini, per capirsi, la parte sotto l'ospedale. Ecco, questo è uno dei motori dell'aereo abbattuto. Ci siamo immediatamente dopo il ponte della ferrovia di Via della Macchia. Qui ancora si vede l'aereo che fuma e quindi i resti dell'aereo che sono fumanti. Queste immagini, alcune le avete anche viste perché sono state proiettate, diciamo, in immagine fotografica a volte. Questo è il filmato originale, da cui probabilmente sono state tratte. Guardate come era ridotto l'aereo perché viene giù, colpito da questa cannonata di sotto e poi su uno dei motori, entra in vite e scende praticamente a terra. Prima di scendere, prima di cadere, sgancia tutte le bombe che vanno a finire, come abbiamo detto, nel ricovero di Via della Macchia. Con un po' di attenzione si può vedere che intorno ci sono spessissimo, si vedono soldati tedeschi. I tedeschi avevano a frascati le divise chiare perché erano dell'aeronautica. Difficile vedere qualche soldato italiano, ovviamente, perché quel giorno cercavano di scappare tutti. Ecco, questa è un po' forte, specie quella dopo, l'immagine. Questo è uno dei piloti americani che sono appunto stati ritrovati. Vedete l'importanza di trovare documentazione, di trovare reperti, di trovare, diciamo, queste cose. Questa è la chiesa, la cattedrale, l'altare principale, guardate come era ridotto sopra. Fare le riprese non era un professionista, ovviamente, quindi ogni tanto balla. Questo è l'altare di Sant'Isidoro, quello entrando a destra sulla cattedrale. Ecco, qui si vede meglio. Questa è la Madonna che era stata ritrovata fuori della cattedrale e l'avevano riportata dentro. Quindi lo spostamento d'aria era andato a finire fuori. Questo è il seminario dove stiamo noi adesso. Vedete la chiesa, lì siamo entrati al lato e qui non c'era più nulla. Questa è la piazza dove era la banca, via. Questa è via 20 settembre, all'inizio di via 20 settembre. Questa è la strada che conduce ai Merli. Sulla destra vedete praticamente il torrio e la Porta Granata. Questi sono i tedeschi, vedete in divisa chiara, tutti dell'aviazione, che stanno sgomberando la strada che va verso Grottaferrata. Siamo davanti all'Hotel Flora. Questo è il Villino Rocchi, sempre lì vicino. Qui si vede qualche soldato italiano, vedete quelli che hanno comunque la bustina. Questa è la parte, la fine della passeggiata, dove c'è ancora il muro che è così. Questa è la bellissima scalinata della stazione, che poteva essere recuperata e che invece purtroppo abbiamo perduto. Questo è l'inizio del corso via Bezzecca praticamente. Questo è l'angolo, qui c'era un negozio di Ruggeri, di là c'era quello che si chiama Barbaglioni, diciamo, via. All'epoca era un albergo. Non mi chiedete chi sono questi ragazzi o le persone perché francamente io non
non sono riuscito a riconoscerne uno. Forse qualcuno di voi ci riesce. Ma guardate quanto materiale, quanti sanpietrini erano comunque saltati, perché c'erano delle enormi buche. Guardate che buca che c'è all'inizio di via Zecca. Sì, Raimondo dice che magrezza, erano tutti magri, non è che si mangiava anche perché adesso vedrete quello che era le scuole pie, la vecchia chiesa delle scuole pie. Adesso vi rendete conto perché fu così elevato il numero dei morti e perché ancora non riusciamo a capire quanti sono stati veramente morti. Ai quali dobbiamo aggiungere pure degli americani che sono morti sopra, che sapevamo che erano due, invece ora sappiamo che sono di più. Poi abbiamo i tedeschi, che sembra siano stati più di 200. E poi i villeggianti, persone che comunque stavano qui occasionalmente per quella giornata. Quindi è difficile avere un numero preciso. Immaginate che cosa ci poteva essere sotto quei mucchi di macerie. Alcuni trasportatori che abbiamo intervistato, che hanno raccontato di quando quelle barozzette portavano allo scarico, il famoso scarico giù a Grottaferrata, dove c'è l'8 settembre, ci hanno detto che tra le macerie loro portavano sempre braccia, gambe, teste, tutta gente che non è andata al cimitero, quindi non è mai stata catalogata. Abbiamo finito. Grazie. A 21 gennaio. Grazie.